poche sono le cose che mi restano su questa terra. Ore di incubo, nelle quali sento la necessità di svagare la mia mente e lasciare la mia testimonianza. Scriverei della mia vita e delle mie opere, della mia infanzia e della mia carriera, ma il tempo è spietato e sento l'epilogo della mia esistenza essere sempre più incombente. Della mia vita, dunque, scriverò solamente quanto segue. Sono nato tra le amene colline del New England e là rimasi sino a quando, appena adolescente, i miei genitori morirono innanzi ai miei stessi occhi, travolti da una folla sul ciglio di una strada. Quel giorno conobbi la morte e da subito l'amai. L'amai come punto di fine e di inizio, come oscura danzatrice e antica comare. Mi trasferii così dai miei zii, nella grigia Manhattan, e là completai gli studi in tanatologia. Dopo anni e anni di ricerche, affiancate dal conseguimento di una seconda laurea in psicotanatologia, ottenni la cattedra di insegnamento nel campus di Londra, ove mi trasferii in una trepida estate che fu tra le più belle della mia vita. Come da 3 anni ormai, ad ogni anniversario del mio insegnamento, sono solito regalarmi un viaggio ispirato alla mia passione, e quest'anno, il 4, ho deciso di farmi dono d'un soggiorno nella splendida città di Amburgo, in Germania, cogliendo l'occasione per poter visitare il più grande cimitero civile che l'Occidente abbia mai ospitato, l'imponente cimitero di Ohlsdorf. Arrivai nella città asiatica nel pieno pomeriggio del 27 ottobre di questo stesso anno e mi ripromisi subito che, passato un giorno di riposo, mi sarei avventurato l'indomani stesso, di sera, ad ammirare gli splendidi monumenti del Sepolcreto. E così fu. Erano pressappoco le 9 di sera, quando dopo un'infima cena in hotel, mi ritrovai ad ammirare con incredibile estasi la scritta smaltata Friedhof Ohlsdorf, posta all'entrata del cimitero. Le temperature erano straordinariamente basse ed io, non essendo abituatovi, tremavo tanto dall'eccitazione quanto dal gelo, ammirando il riflesso tenue della neve sull'inferriata d'ingresso. Trovai strano di primo acchitto l'assenza di vedove, famiglie ed amici all'interno dell'edificio pubblico, ma tanto ero gioioso ed eccitato che non vi prestai attenzione. Ah, quanto fui cieco e quanto me ne pento! Avevo ottenuto una sorta di permesso ufficiale in virtù della mia carica di studioso per poter restare nell'area sepolcrale sino a tarda sera. Come già accennato, un sottile strato di neve ricopriva il suolo e le lapidi, per lo più nere o brune, erano poste in notevole contrasto con l'erba circostante, quasi a sembrare busti umani impegnati nel tentativo di una fuga dal terreno. Passarono così quasi 2 ore, nella placida serenità degli autunni tedeschi, mentre la meravigliosa luna del sangue d'ottobre risplendeva, candida e piena, nel cupo cielo spoglio d'ogni stella. Di tanto in tanto il mio cuore sussultava quando passavo di fianco a statue antropomorfe e spettrali, come poteva essere quella del destino o gli angeli posti a sommo della famiglia Assen. Confesso che quando mi voltavo e le sbirciavo con la sola coda dell'occhio in tralice, mi parevano quasi sorridermi. «I tuoi colleghi riderebbero di te», mi ripetevo poi ironico. Sera prossimi alla mezzanotte, quando rimasi sorpreso e in parte spaventato da un incipiente ronzio di cui non riuscivo a capirne l'origine. Non vi prestai molta attenzione, pur restando attento, e proseguì il mio vagare tra le lapidi, appuntandomi curioso quei nomi celebri che avevo già udito prima, tra i banchi e la cattedra, sussurrati a voce bassa per non farsi sentire. D'un tratto quasi mi sentii mancare. Udii nitidamente quell'empio suono far proprie le note e il ritmo di quell'orrida sonata di Tartini, il trillo del diavolo, come se fosse recitata da altrettanto dissacratori ed evanescenti violini, di cui vanamente cercavo la collocazione. Una campana scoccò la mezzanotte. Ah, se solo non mi fossi trattenuto ancora! I cancelli vennero chiusi. Lo sentii chiaramente, ma non me ne preoccupai, preso com'ero dallo spavento e dall'eccitazione. Ebbi quasi l'impressione che quell'onirica melodia provenisse cupa dal giardino delle donne,
quell'area del sepolcro ove tutt'oggi giacciono decine di celebri fanciulle. Vagai tra le loro tombe, sino a quando non mi parve d'aver individuato la fonte della sacrilega composizione, alla quale si era affacciato un canto gutturale che mai augurerei a qualcuno d'udire. Una scultura, sorta di vasca turchese sorvegliata e custodita da due giovani velate. Che io sia dannato per non essere stato tanto codardo da fuggire, prima che quelle chimeriche acque si muovessero. Una flebile fiamma s'accese dinanzi la scultura, illuminando di un verde smeraldo i raffinati lineamenti di quelle due donne di pietra. Un fuoco fatuo, mi tranquillizzai, nulla di cui preoccuparsi. Per alcune antiche culture, però, ne ero ben consapevole, osservare un fuoco fatuo è presagio di tremende sventure e seguirne uno equivale ad incontrare il proprio destino. Ero quasi tentato dall'indurre questa antica tradizione ad avverarsi quando la vasca azzurrina si mosse, quasi fosse acqua vera. Ne fui terrorizzato. Per quanto scettico e propenso a dar la colpa alla stanchezza più che agli spiriti, decisi di rifugiarmi dietro una tomba poco distante e da lì osservare quanto me ne pento. 1, 2, 10, 100, 1000, un'innumerevole legione di uomini, ammesso che uomini fossero, cinti da mantelli porpora sino al capo, coperto anch'esso, emergevano bagnati da quel borboso specchio d'acqua, trascinando i loro fradici abiti in una blasfema processione che dalla folle scultura si dirigeva, lenta e pur veloce, reale e pur fittizia, alla vicina Wasserturm, una torre adibita a serbatoio idrico per il cimitero, ove una sorta di alta fiamma fuoriusciva dal suolo, e da lì si dispersero nel sepolcreto, ciascuno inginocchiatosi su una bara differente e ciascuno recitante sermoni irripetibili che la mia mente ha fortunatamente rimosso. Non potei restare lì ancor di più. Non ebbi la forza di continuare ad ascoltare quelle parole pronunciate in una lingua che pareva umana, ma che, ne son certo, umana non era. Quando vidi poi quelle lapidi agitarsi, quasi fossero realmente uomini in lotta, imprigionati nel suolo, e quando osservai quel gigante d'acciaio, la Wasserturm, grondare fluidi indefinibili e scarlatti, quando infine mi vossi sconvolto ad osservare la statua da cui uscirono, e quando vidi i dolci volti delle due lapidee donne cambiare orribilmente espressione, perdere la loro soavità e assumerne una, terribile di dolore e follia, che tutt'oggi rivedo nei miei sogni, mentre rivolgono le loro folli imprecazioni alla luna, smarrì quell'ultimo frammento di ragione che ancora albergava nella mia mente. Abbandonai dunque il mio precario nascondiglio, corsi incontro all'esile fiammella, che era rimasta immobile là dove era nata, e per un attimo tentennante ma deciso a tener salva la vita, entrai nella vasca. Sprofondai. Il cuore mi impazziva in petto e gli arti mi tremavano. Quale assurda forza mi indusse a compiere quel folle gesto, tuttora la ignoro. Pensavo di trovare un sostegno, una scala, magari sotto i miei piedi, ma mi sbagliavo. Precipitai in un abisso d'acqua stagnante di cui non scorgevo più né la superficie né il fondo. Vanamente cercavo l'uscita e vanamente sollevavo le braccia al cielo, agitandole disseminatamente e pregando quel Dio che ora so essere infame. Poi mi arresi, chiusi gli occhi e mi lasciai cullare dalle braccia di quella morte che tanto ho amato e tanto ho studiato. Quella dolce, misericordiosa morte. Ma quando pensavo mi stesse per sfiorare con le sue gelide labbra, ebbene, allora una luce mi investì. Non una luce normale, non un qualcosa alla quale noi mortali siamo avvezzi, non uno squallido e definibile baluginio, un qualcosa di innominabile, di ineffabile, estraneo al nostro mondo e pur parte di esso, tanto da viverne in seno. Mi ritrovai in un lungo corridoio. Non so se fossi all'inizio, al centro o ancora ne fossi prossimo alla fine. Quella luce malata pareva illuminare la mente, ma non i sensi. Vedevo, ma ero cieco. Percepivo, ma non osservavo.
Ero immerso nell'infinità del buio, eppure un'illogica consapevolezza pervadeva il mio animo. Sapevo, ma non vedevo, d'essere circondato da assurde nicchie, ospitanti vuote bare dalle insane proporzioni. Camminai nel buio e nel vuoto sino a quando tempo e spazio mi furono estranei. E a quel punto mi rincuorai, ormai disilluso, e proseguii. Giunsi dopo istanti che parevano secoli o dopo giorni riassunti in attimi, in una sorta di ampio e tetro salone, delimitato da colonne ed ostruito da dissennati pilastri. Mi mossi in relazione al mio istinto, in virtù di quanto quel luogo sapevo. I miei sensi s'annebbiarono. Un silenzio quasi urlante mi inondò la mente. Sentì la pelle divenirmi secca, insensibile, sino quasi a perdermi in quel vuoto di cui mi sentivo sempre più parte. Non so quali folli geometrie mi portarono ad essere disteso. Ignoro quali malate mani impugnavano quel pugnale che mi vidi dinanzi e soprattutto maledico l'empio scultore che ideò quel deforme altare su quale il mio sangue giacque. Mi risvegliai in non so quale ospedale di un'anonima città. A sommo della porta una lastra dorata recitava New England Bath Street Hospital Second Floor Ninth Room. Su di un calendario era cerchiato in rosso il giorno 29 ottobre. Ero ancora appoggiato al petto di Morfeo quando mi resi conto che un uomo in camice mi stava parlando. Mi informava, per quel che capissi, della mia condizione. Ero stato rinvenuto quella stessa notte da un anziano vedovo a terra, in pessime condizioni, con l'addome solcato da una cicatrice infetta lungo dall'ipocondrio sinistro alla fossa iliaca destra. Le sue parole mi svegliarono dal mio torpore, mi scossero e mi ferirono ad un tempo. Ricordai e subito dubitai della mia sanità mentale. Magari in realtà quel viaggio in Germania era stato frutto della mia immaginazione. Forse avevo avuto una nevrosi e quel taglio me l'ero procurato da solo. Forse. Lo sperai. Ma purtroppo, di fianco a me era appoggiato quello stesso taccuino che acquistai appositamente per il viaggio, con gli stessi appunti presi nel sepolcreto, con le stesse macchie di sangue che lo bagnarono quando venni ferito. Sono passati quasi 2 mesi da allora, da quell'orribile notte e da quel terrorizzante risveglio, ma i fantasmi di quel cimitero ancora non mi abbandonano. Li sogno mentre mi sorridono sinistramente, mentre mi spiano nel sonno, mentre mi seguono per strada, svanendo nel nulla evanescenti quando mi volto. Mi sveglio di soprassalto nel cuore della notte, desiderando la fine pur temendola. Sento grida vibrare nell'aria quando attraverso le porte e blasfeme voci sussurrarmi all'orecchio frasi irripetibili quando svolto gli angoli. Vedo i loro abiti sopra i cappotti della gente e sento riecheggiare i loro orribili canti tra i cori chiesastici. Una nuova luna però risplende oggi in cielo. La osservo trasognato dall'appartamento lasciatomi in eredità dai miei cari zii ormai defunti. Sembra quasi vibrare nel cielo, come fosse immersa in uno specchio d'acqua. Una campana in lontananza sta scoccando ora la mezzanotte. Sento il gocciolio dell'acqua. Bussano alla porta. Al di là della terra, mondi inesplorati. Addio.